Noi siamo onorati di ospitare una serie di iniziative sul tema del referendum costituzionale. Abbiamo inaugurato, come venerdì scorso, molti di voi c'erano, a un dibattito che ha visto invadere questa sede di oltre 400 persone presenti, a un dibattito, per chi c'era, tra Smuraglia, Susanna Camusso e il sottosegretario Nannicini, sulle ragioni del sì e le ragioni del no, che hanno visto un dibattito buono, un dibattito fiorente. Come sapete, la CGIL ha dato un proprio giudizio autonomo di merito rispetto al tema referendario, ha deciso di dare indicazione ai propri iscritti di votare no al referendum costituzionale, lasciando sempre libertà di scelta a chi la pensa diversamente, ma un'indicazione chiara, un'indicazione di merito, un'indicazione che deriva da chi con la Costituzione e la democrazia ha avuto a che fare per tutto il secolo scorso e anche per questo secolo, per chi ha provato la Costituzione a realizzarla e non solo a difenderla, che ha portato con lo Statuto dei Lavoratori a entrare un pezzo importante di Costituzione che ha varcato i cancelli delle fabbriche, che purtroppo abbiamo visto uscire piano piano anche negli ultimi anni rispetto ad alcune riforme che hanno spostato la democrazia fuori dai cancelli delle fabbriche. Noi sulla applicazione e realizzazione della Costituzione ci crediamo molto. Noi facciamo votare i lavoratori per eleggere i propri rappresentanti, votano con un sistema proporzionale, sembra strano, non producono maggioranza all'interno della rappresentanza, si lavora spesso col metodo del consenso all'interno delle scelte che avvengono nell'RSU, nelle rappresentanze sindacali unitarie, quindi anche questa è una cosa strana che non si vede. Sembra che ormai il tema della governabilità sia dettato dal fatto che debba esserci solo uno al comando, perché sennò non si riesce a costruire un percorso democratico e di scelta dentro il paese. Noi crediamo che invece la democrazia è partecipazione, quindi vi diamo il benvenuto a questa serata.